No. Dottor Serafini, nonostante il momento sanitario delicato, dottor Serafini, nonostante il momento sanitario che continua a persistere in Molise, la manifestazione dell'anno scorso mi è un punto di riferimento ineludibile. Sì, diciamo ormai siamo arrivati al 9° anno consecutivo, siamo stati tra i primi in Italia ad aderire a questa manifestazione che è stata promossa in maniera praticamente del tutto spontanea. Dobbiamo ringraziare chi si è adoperato, chi ha ideato, chi si è adoperato perché di maniera fattiva, anche come economicamente praticamente pesante, perché questa cosa, che è l'unica che si fa in questa regione e tra le pochissime che si fa perché in Italia, permette perché dalla popolazione di avvicinarsi a un problema molto spesso misconosciuto, molto spesso che passa sotto silenzio, diciamo in questo caso proprio in maniera letterale, e che invece grazie a queste opere di screening perché che si fanno in mezzo alla popolazione ci permette di individuare casi importanti. Ora è chiaro che tutto questo sembra andare controcorrente rispetto a quella che è l'andamento della sanità in questa regione. Noi spesso facendo queste cose sembra quasi che facciamo un dispetto a chi ci vorrebbe completamente rendere inoperativi, però lo facciamo proprio per questa ragione, per dimostrare che gli operatori continuano nonostante tutto a essere a disposizione della popolazione e delle sue esigenze. Quanto è difficile con le contingenze organizzative di cui ha parlato anche lei ora portare all'esterno la struttura del reparto per questa manifestazione? Diciamo che tutto si basa sulla buona volontà dei medici, medici che sono ancora in servizio ma anche medici che non sono più in servizio e che vengono a darci una mano, anche se magari non sono citati tra quelli, però è un fatto così formale, però la dottoressa Ruscito, il dottor Gizzi sono presenti oggi proprio perché per testimoniarci che il desiderio che un certo servizio continui perché è presente in chi è ancora in servizio ma anche in chi non lo è più.